La decisione che nei giorni scorsi ho preso di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale è stata dettata fuori di qualsiasi logica di scontro dal dovere di promuovere un chiaro pronunciamento nella sola sede idonea su questioni delicate di equilibri e prerogative costituzionali, ponendo così anche termine a una qualche campagna di insinuazioni e sospetti senza fondamento e al trascinarsi di polemiche senza sbocco sui mezzi di informazione. Non ho nulla da nascondere, ma un principio da difendere, di elementare garanzia della riservatezza e della libertà nell'esercizio delle funzioni di capo dello Stato. Mi spiace che da parte di qualcuno non si intenda la portata di questa questione. Può darsi che la mia scelta non risulti comoda per l'applauso e mi esponga a speculazioni miserrime, ma non è stato semplice neppure richiamare senza infingimenti, come da tempo faccio, l'aggravarsi dei problemi del Paese e l'urgere dei cambiamenti e dei sacrifici da compiere. Sulla lotta contro la mafia e il crimine organizzato, sulla ricerca della verità e della giustizia, senza nulla occultare e proteggere, conta comunque quello che è stato per me l'impegno di una vita. E su Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, come sulle indagini da condurre fino in fondo per far luce sulle stragi di cui essi furono criminale bersaglio, conta quello che ho detto a Palermo già il 23 maggio e ancora ieri, rinnovando il mio abbraccio commosso alla signora Agnese e ai suoi figli, come alla signora Maria che opera esemplarmente per trasmettere la memoria e l'impegno di Giovanni e insieme di Paolo.